Riguardo alla traduzione, che è una cosa che io noto molto da studente di filosofia, ma come spesso, ad esempio, la traduzione di un testo filosofico che può essere un Platone, che può essere un Kant, molto spesso si fa veicolo di un certo tipo di interpretazione che si fa di quello specifico testo. La traduzione filosofica è un problema immenso. Il problema è che la filosofia è una disciplina che cerca di avere una linearità, no? La storia della filosofia è tutta lineare, eccetera. Quando poi c'è un livello di idiosincrasia tra i diversi autori che è immenso, cioè una diversità proprio mentale, che significa anche linguistica, cioè tradurre la filosofia è un grandissimo casino, che è stato molto semplificato da una logica di tipo manualistico che ti dice prima è venuto Kant, poi è venuto Hegel, poi è venuto... Ecco, e però facendo così, allora il testo poi perde peso e la traduzione filosofica è un problema estremamente difficile, perché appunto in molti casi è una normalizzazione di No, sì. forme di pensiero diversissime. Quello che voglio dire è che la traduzione filosofica è un problema che è legato alla complessità della presenza di questi autori nella nostra cultura. E comincia con Platone, cioè certi dialoghi di Platone, ci sono tre traduzioni che sono tre letture completamente diverse dello stesso dialogo. Se, non so se non abolirei del tutto il concetto di storia della filosofia e non cambierei proprio la presenza della filosofia nella nostra cultura. Perché invece poi diventa una disciplina separata, autonoma, ma non è una disciplina, è una serie di persone che hanno cercato di pensare il mondo.